E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati su Ghost Recon Breakpoint. Allora, fermi un attimo perché io stavo andando a raggiungere i Ecco come si uccide. punti delle nostre missioni. Mi ero fermato un attimo Siediti qui. accanto, laggiù. Mi ero fermato un attimo qui vicino perché. Nemico individuato. Via con la granata. Non rompere il cazzo. Perfetto. Dicevo, stavamo raggiungendo i punti delle nostre missioni. Ci eravamo fermati qui, ma pullulava. Che dire, pullulava di nemici. Quindi mi sono accampato veramente al volo qui dentro la casa, approfittando anche ci fosse una cosa dove indagare. Ok, detto questo, io direi che possiamo risalire sul veicolo che chiaramente abbiamo rubato a uno, a un team, a un gruppo di questi nemici, per raggiungere il nostro obiettivo. Allora, abbiamo da disattivare i sistemi di sicurezza dell'IA. Quindi, ci stiamo dirigendo verso il primo punto, anche se, ovviamente, intanto ci parcheggiamo. Lo parcheggiamo qui, ci mettiamo qui, perfetto. Sulle montagne. Tanto, successivamente, prenderemo l'elicottero per raggiungere gli altri bersagli. Allora, iniziamo a dare uno sguardo a tutti i nemici. Se vi siete persi gli scorsi episodi, recuperateveli. Sono stati degli episodi interessanti. Mi segna Senti. ancora qualcuno perché c'è in realtà ancora un botto di gente. Ok, il check-in lo abbiamo fatto fuori. Ok, bello, questi vengono proprio verso di me. Bel Perfetto. colpo. Bel colpo davvero questo, eh? Non male, non male. Sfruttiamo qui la copertura, perché vorrei far fuori quest'altro. Perfetto. Comunque TAC 50, best cecchino. Avevo preso un cecchino più livellato qualche episodio fa, se non vi ricordate male, ma non one shottava. Quindi era inutile avere un cecchino che non one shottasse. Cadavere trovato. Merda. Sono in allarme, ma non sanno dove mi trovo. Questi sono tutti civili. No, 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 chi si mette in mostra? Io faccio solo il mio dovere. Ecco, ok, lui è un problema. Lui lo pinghiamo. Perfetto. Niente male. Facciamo così. Perfetto. Ben Dovrebbero fatto. essere finiti? No. C'è ancora un tizio a saperlo. Lui è dentro, eh. Vabbè, allora, diciamo che intanto appunto
La maggior parte li abbiamo fatti fuori. Perché voglio scendere da qua io, eh? Che sono un po' un coglione, effettivamente. Siamo sotto attacco! Beh, ho missato il più facile, è incredibile. Non è vero. Non è vero. Cioè, ho missato il colpo più facile, è incredibile. Ok. Abbiamo ripulito la zona. Scale credit. Dobbiamo stare attenti perché comunque c'è ancora la torretta, eh. Salve, salve. Salve, salve. Dobbiamo entrare. Dove si entra? No, ho fatto un giro della miseria, ho fatto... La porta stava qua. Ah, ok, possiamo sfondarla. Lui si è sfondato una porta, ma... imperterrito continua a prendere appunti. D'accordo. Ok, abbiamo hackerato il server dei dati. Ok. Ripuliamo. Andiamo a prendere l'elicottero. E ci dirigiamo al prossimo... Lavori duri per persone altrettanto dure. Disattiviamo anche la torretta, ma... Non si sa mai, questa... Gli è pigliammato. Abbiamo sbloccato l'ottica a lungo raggio per il cecchino. Ok. Va benissimo. Abbiamo sbloccato un nuovo mirino. Potrebbe essere interessante. Potrebbe essere. Lo proviamo, vediamo se ci troviamo bene, ok, altrimenti... Perché diciamo che io con il mirino, con i tre puntini, cioè con le tre freccette, non è che mi trovo benissimo, preferisco quello di prima. Però proviamolo, l'abbiamo trovato. D'accordo, ce ne possiamo andare. Prendiamo l'elicottero e ci dirigiamo verso il prossimo punto. Allora, o andiamo di qua o andiamo sulla Sugarloaf Mountain. Quelli saranno dei ripetitori, questa qua è... No, questa è... Vabbè, andiamo... Dobbiamo andare, tanto dobbiamo farle entrambe. Dai, andiamo di qua a destra. 2 km e 3. Siamo arrivati. Direi di atterrare qui. Dove c'è questo spiazzo. E di avvicinarci a piedi. Stazione della funivia sottomarina. Obiettivo completato. Ah, I comandanti di questo edificio conoscono un'altra entrata. Ok, ok. Allora iniziamo ad identificare comandante. Ok, lui ci serve. Lanciarazzi. Allora, 1 e 2. Proprio lo facciamo. Lo facciamo instant. Porco 2. Ma non dovevi cecchinarlo, ma non... Come cazzo ha fatto a esplodere il tizio, madonna. Ecco. Lo stealth è andato a puttane, ladies and gentlemen. Chiamata rinforzi, lo sapevo io. No, ok. Cambiamo mirino. Fermi un attimo, fermi un secondo, fermi un secondo. Rimetti l'ottica che avevamo prima, ma ho fatto fuori il lanciarazzi, ma... Pensavo di levarmi un pensiero. Invece manco per il caso. Abbiamo fatto peggio. Ma più che altro bisogna salire in qualche modo. Drone da combattimento schierato. Continua a far fuoco, Pixie. Ostile, lì.
arma. Arriva lo scanner. Ai 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 ai. Madonna mia, ragazzi. Madonna mia, quanto godo. Quanto godo quando succedono ste cose. Che godimento. Fottuto elicottero. Che cecchinata. Questa sa ricorda. Sa ricorda tutta la vita, sa ricorda. Comandante, prendi il comandante. Facciamoci dire l'altra entrata. Scansiono la zona. Interroga, vai. Ascolta, se non vuoi che finisca male, dimmi come infiltrarmi nel centro comunicazioni. Giuro che ti ho detto davvero tutto, non so più nient'altro. Grazie. Si può accedere con la barca a un'entrata ovest della stazione. Porca troia. Ragazzi, ci andremo a nuoto. Anzi, facciamo così. Prima mandiamo un attimo il drone in avanscoperta. Merda, stanno tutti qua, eh? Questo potrebbe essere... potrebbe essere un problema, ragazzi. Allora, ci stiamo avvicinando un po' a nuoto, eh? Dobbiamo solo... solo uscire. Nuoto furtivo, vai col nuoto furtivo. Vai col nuoto furtivo. Ragazzi, sparate a quegli stronzi, sparategli! Volevo, non volevo far tutto sto casino, ma ha funzionato comunque. Capo Ghost, avvio scansione. Fuori. Così abbiamo, controvateli. Non devono scappare. Hai un vero gol. Fate attenzione, c'è un operatore radio. Abbiamo i nemici prima che ci uccidano. Arriva una bella esplosione. Vai, 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 vai. Perfetto. Ok, vai, 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 perfetto. Possiamo procedere. Combattimento in volo. Mamma che mira di merda. Ok. Non vali un cazzo. Allora, idiota, ti piace? Perfetto. Allora, qui c'è la barca. Gli ho sparato sulla spalla, non è andato giù. Ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Approfitto, prendo anche questa. Ok, siamo svaniti, vabbè. Stiamo facendo... stiamo facendo i pezzacci rari. Ok, andiamo su. Visione notturna. Quando ti troverò pagherai per i... Merda. Porco, due davanti mi sono trovati, ma siamo matti. Le tue preghiere, idiota. State pronti. Siete tutto qualificati. Calma. Fermo, 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 fermo. Mamma mia, meno male che l'ho vista. No, 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 no. Ah, ok, me l'hai ammazzato, grazie. Ma non esplodi, quindi. Ora, se io... se adesso passo io e esplode, bestemmio. Eh,
Cioè, è passato amico Fritz, lì non gli ha fatto niente. Vabbè, amore, è ammazzato, va. Allora, indaghiamo anche qui. Bivacco Twin Island, perfetto. Perfetto, così possiamo eventualmente tornare qui in un futuro. Ci ha distrutto! Trovate il nemico! Oh, che colpo! Perfetto, anche loro andati. Sono finiti? Apparentemente. Perché andare da loro quando sono loro a venire da te? Ok, qui. Hackeriamo. Questo è il quadro elettrico, abbiamo isolato il sistema. Ok, ora l'unica cosa che abbiamo qui è una cassa, che è di qua. Già che ci siamo, approfittiamo. Non è vero, sono entrato nello stesso punto di prima. Due porte per entrare nella stessa stanza, ma chi l'ha progettato questo posto? Ok, ci prendiamo l'M82, va bene. Dov'è? Sopra, mamma mia. Cioè, dovrei andare sopra, eh? Se è semplice arrivarci, sì. Se no, no. Ci sono le scale qua. Salve. Buonasera, 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 salve, salve, non fate caso a me, non fate caso a me. Vado un attimo qui giusto per indagare qualche informazione utile. Bivacco Tamkov. Va bene, finché troviamo i bivacchi va bene, così possiamo spostarci nella ma... Signora, lei ha una potenza negli squat clamorosa. Andiamo via, andiamo a prendere la barca e ce ne andiamo. Ora sempre il problema è dove cazzo si esce. Ok. E ce ne andiamo con la barca. Questo è rimasto qui. Grande. Ok, allora. Per raggiungere il ripetitore dobbiamo andare a riprendere il nostro elicottero. O meglio, l'elicottero che abbiamo lasciato prima. E l'abbiamo lasciato su quel monte. Ah, tra l'altro una barca era qui, volendo. Sì, vabbè, ma entrare con la barca era... era praticamente inutile prima, perché ci avrebbero identificato ancora prima che arrivassimo. Invece così, attacco a sorpresa, non ci hanno visto. Ah, 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 ah. Allora, ragazzi. Il ripetitore del campus, eccolo qui. Il problema che ora mi viene spontaneo è... dove cazzo scendiamo? Ok, atterriamo qui. Atterriamo qui. E poi ci avviciniamo. Per forza, è l'unica soluzione. Altrimenti non ci sarebbe stato... modo... per avvicinarsi. Il problema è che è anche così... complicata la situazione. Posto un po' di merda questo, eh. Allora, lanciamo un attimo il drone. Diamo un'occhiata. Anche per una possibile strada, perché... non sembra esserci, davvero. Eh no, mi sa di qua manco per cazzi. Forse di qua. Di qua, sì. Seguitemi, ragazzi. Dobbiamo passare di qua, l'unica strada possibile. Ok, iniziamo a... a pingare. Ci saranno un po' di cecchini qua, eh. Ok, laggiù altri due. Nemico individuato. Allora, io credo che possiamo fuori. Possiamo far fuori intanto 1-2. Il drone. E se riesco io faccio fuori il cecchino. Possiamo fare una valutazione. Sono molti più di noi. Massima attenzione. Ok. Perfetto. Ok, sono rimasti parecchi, eh.
sparano molto più di noi e questo qui era scontato. Però iniziamo a salire a poco che ti dirò quasi che se riuscissimo ad arrivare al nostro punto e andarcene, che ovvero è qui sotto, quindi dove cacchio mi sto arrampicando io non lo so. Bene, dobbiamo conoscere il nostro nemico. Non è vero, non è vero. Occhio, c'è un torrente. Fai silenzio, fai silenzio. Perfetto, gran colpo. Oggi è arrivato il nuovo cecchino. Ho visto che è già nella lista d'accesso. Vorrei che si vedesse tutto questo. Gran colpo. Grazie, grazie, gentilissimi. Ecco, lui lo farei fuori. A questo punto farei fuori anche lui e lui. Mattino ha controllato le autotorrette. Sono pronti all'azione. Perfetto. A questo punto possiamo scendere. C'è rimasto qualcuno. Sono quei due lì sotto. Ma va bene. Sono rimasti questi due. A questo punto, già che ci siamo. Potrebbero esserci ostili in giro. Roger, staremo attenti agli ospiti sgraditi. Ma cosa? Vai, tra, sono finiti. Lavoretto pulito. Non è vero, manco per il cazzo. Fermo, fermo, è pieno di gente qua. Qua. Capocetta. Grazie, grazie, troppo buoni. Torretta. Vabbè ragazzi, senti, tanto... Madonna questo! Ma meno male che l'ho visto. Allora. Ah, intanto qui c'è un tizio. Parliamo con lui. Bivacco Wild Island. Potrei conoscere il posto giusto. Grazie, è stato utile. Perfetto. Merda. Dove? Dov'è? Ah, è sopra. Giustamente. Devo salire. Stavo già impanicando fosse buggato tutto. Ok. Hackeriamo. Così riposizioniamo l'antenna. Perfetto. Ok. Di conseguenza adesso parla con Cromwell. È al campus Fondazione Skell. No, non è lì. È qua. Bisogna fare uno spostamento rapido. No, vabbè. Ti cazzi. E dai. Era rimasto lui, poverino. Era rimasto tutto solo. Allora, andiamo a prendere l'elicottero, ragazzi, e ce ne andiamo. Andiamo a parlare con Cromwell. Com'è possibile che è pieno di gente? C'è Cromwell che è qui. Porca di quella troia! Ma è possibile che è pieno di gente? Ma siamo matti!
Aspetta, interroga un attimo questo. Madonna santa! Ma Cromwell, ma tu un po' devi stare da una parte. Se vuoi continuare a vivere. È impressionante. Viene a dirmi subito cosa volete dalla guardiana del faro. Non ho altre informazioni. Non farmi del male. Vi guardiamo le spalle. Dai, inizia a fai fuori lui. Nemico, laggiù. Merda. Merda. Un artista, vai. Dai. Ma vai a fare in culo, va. Boh. Easy. Dai, facciamo così. Così ci leviamo dai coglioni. Granata lanciata. Bella mossa. Madonna, quello si è lanciato. Vabbè. Sono finiti? Vorrei parlare con Cromwell. Posso? Mi è concesso? Dopo tutto sto casino che ho fatto? Dai, fammi a fare fuori quel coglione, dai. Mamma mia. Ma te pare che deve essere così complicata la faccenda? Io dovevo semplicemente venire a parlare con Cromwell, avevo finito. Dov'è questo? Dove cazzo è? Madonna santa. Dai, basta ragazzi, sono finiti, per cortesia. Wow, non ci credo, ce l'hai fatta davvero. L'antenna sulla montagna, i cavi tagliati e tutto il resto. Ottimo lavoro. Sì, me la sono cavata. Ah, Cristo. Ho dimenticato un piccolo dettaglio importante. Mortacci tua. Che succede? Che era pieno di gente qua? Il download. Una volta iniziato, a Blake non ci vorrà molto per capire che succede. L'attività del computer gli mostrerà esattamente dove ci troviamo. Avremo compagnia, devo prepararmi. Già, prepara tutto quello che ti serve. Torna quando sarai pronto a iniziare il download. Missione completata! Abbiamo sabotato il sistema difensivo, perfetto, ladies and gentlemen, allora io vi saluto qui. Nuova missione Angelo Custode, Christina Cromwell, io però vi saluto e questa ce la faremo al prossimo episodio, dato che sono 50 minuti che registro. Ci vediamo al prossimo episodio di Ghost Recon Breakpoint, qui sul mio canale, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!